Buongiorno. Allora, questo qui finalmente sarà il video degli acquisti che ho fatto nel centro commerciale di Arese, quando ci siamo incontrate io, Simo e Lucy. Ragazze, vi risaluto anche qua. E allora, avete già visto il video sui regali che ci siamo scambiate? Abbiamo preferito, ecco, dividere in due parti questo video perché sennò veniva una cosa lunghissima. E invece in questo video qua, allora, vi mostriamo, gli acquisti che abbiamo fatto. Allora, non so ripetervi com'è andata la giornata perché già ve l'ho raccontato nell'altro video, quindi magari ve lo lascio da qualche parte e vi lascio ovviamente anche i canali di Simo e Lucy giù nell'info box. Telefono che suona, vabbè. Allora, inizio subito. Abbiamo fatto principalmente quattro tappe, ovviamente Primark, dove abbiamo passato più tempo possibile, insomma, tipo 3 ore dentro Primark, ma perché è enorme, c'era tantissima gente, poi è veramente gigantesco come negozio, c'è dentro di tutto e di più. E ora che guardi tutto bene, e non siamo neanche riusciti a guardare tutto benissimo, il tempo vola poi lì dentro, quindi figuratevi. Poi figuratevi noi tre insieme. Poi, altra tappa che abbiamo fatto, Sephora, e NYX, e cos'è che abbiamo anche poi fatto? Non mi ricordo più, do un'occhiata. Ah, e Bath & Body Works. Allora, parto con gli acquisti più piccolini che abbiamo fatto in questi ultimi negozi e poi vi faccio vedere gli acquisti da Primark. Allora, parto con Bath & Body Works, che è questo qui. Credo che sia l'unico punto vendita disponibile, ecco, in Italia. Ora come ora, non so se poi ne apriranno anche altri. E ho preso tre acque profumate in mini taglia, vi dico anche i prezzi. Allora, c'era la promozione che se ne prendevate tre, una era in omaggio, e quindi l'ho pagate tutte e tre 17,80. Ognuna costa 8,90 euro. Cosa ho preso? Allora, mi sembra che io e Simo abbiamo preso più o meno le stesse profumazioni. Non vorrei dire una cavolata, però mi sembra. Allora, ho preso questa qui che è Paris Amour rosa. Ora devo anche annusarle perché non me le ricordo più, sinceramente. E le mini taglie sono da quanto siete? 100, mi sembra. Non lo so, non c'è scritto, ma credo 100 ml. E questa qui, adesso provo a spruzzarla, vediamo se me la ricordo. Mi sembra fosse quella più dolce. Ah sì, questa è buonissima. È una profumazione molto dolce, femminile, però non la so descrivere ovviamente, però buona. Quindi accontentatevi di queste descrizioni così un po' campate in aria. Comunque, questa qua. Poi ho preso questa che è la mia preferita, mi sembra, questa qua, che è Pink Chiffon. Chiffon, chissà come si dice. Comunque, questa qua è buonissima. Questa qui sa di zucchero a velo. È molto dolce e sa proprio di caramella. Mamma, questa è buonissima. Buona, buona, mi piace un sacco. E niente, quindi ho preso. Ah, ecco, qua c'è scritto, scusate, 88 ml era scritto davanti. E poi l'ultima che ho preso è questa qui al melograno, con questa confezione sul rosso. Anche questa qua buona, ovviamente più fruttata. Buonissima, un po' più intensa e più fruttata rispetto alle altre. Quindi ho preso questi tre prodotti. Diciamo che in questo negozio ti viene voglia di acquistare tutto per il packaging. Ci sono anche creme corpo, bagnoschiuma, le profumazioni sono buonissime. Ovviamente l'INCI non è che l'ho controllato, ma non credo sia nulla di verde. Poi da NYX ho preso tre cose. Dovrei avere lo scontrino, vediamo, sì, così vi dico anche i prezzi. Allora, che cosa ho preso? Un rossetto che sto già usando perché mi piace tantissimo, che fa parte dei Matte Velvet, questi rossetti qui, che costa 8,80 euro, e questa qui è la colorazione Soft Femme, spero che metta a fuoco, che è un nude bellissimo, ovviamente opaco, eccolo qui, ma è veramente bellissimo. Poi la scrivenza è ottima di questi rossetti, rimane comunque confortevole sulle labbra, non me le va a seccare, e poi il colore è veramente bellissimo, appunto per tutti i giorni è proprio un bel colore. Poi
scusate, ma mi sa che mi sto mezza ammalando. Poi che cosa ho preso? Ho preso una lingerie perché sono così tanto chiacchierate che volevo provarne una. Devo ancora testarla però. E io ho preso la colorazione 12, mi sembra exotic, una cosa del genere. Vediamo se c'è scritto. Sì, esatto. E queste qui vengono 8,80 euro. Questa qui è la lingerie, ma sono famosissime, quindi credo che un pochino tutte, ecco, le conoscete. E poi, come ultima cosa, su consiglio di Simo, ho preso questo qui, che come si chiama? È sempre un rossetto, vabbè, ve lo faccio vedere, insomma. Packaging è questo. E appunto, lei ne aveva uno e a me lui si è consigliato, ecco, di acquistarli, perché si trova molto bene, sia per il colore, per la durata, ha detto che sono bellissimi. Io ho preso il numero 10, non so come si chiami, 7,70 euro. Vi faccio vedere com'è fatto. Questa qua è una colorazione già più autunnale. Sapete che io amo questi colori qua scuri, soprattutto per questa stagione. E quindi ho preso anche questo rossetto. E basta, da NYX poi non ho preso altro. Poi, ultima tappa, diciamo, meno importante, Sephora, dove ho acquistato tre maschere perché c'era la promozione, credo ci sia anche ora, che se acquistate tre maschere una è in omaggio, quindi 2 più 1. E io ho preso una maschera per il no, per gli occhi perla, dovrebbe essere questa qua. Lynch, ragazze, non è nulla di naturale, ve lo dico. Poi una per le labbra che è alla rosa, credo. Non ho mai provato nessuna maschera per le labbra. E una ovviamente per il viso che è all'Orchidea Anti-Age. Eccole qua. E quindi non so se ho qui lo scontrino. Sì. 7,80 euro invece di 11,70 euro. Poi vado adesso con gli acquisti che ho fatto da Primark. Vi dico che ho preso anche una camicia che però non vedrete perché ce l'ho a lavare. E poi anche dei completini intimi che però ho già usato e quindi magari sono anche sparsi, qualcosa a lavare, reggiseno magari nel cassetto. Quindi ecco, non ve li faccio vedere, comunque semplicissimi, mi sembra venissero 5 euro a completino. Quindi reggiseno più pezzo sotto, mutandina e perizoma, mi sembra. Quindi, detto questo, inizio con i prezzi, non ce li ho di tutti i prodotti perché appunto già li ho indossati. Comunque, per 9 euro ho preso un pigiama perché mi serviva un pigiama e ho preso ovviamente, spero che si veda, questo qua con i gattini. Potevo non prendere un pigiama con i gatti, io. Sono in pile, sono belli morbidi, belli caldi e per 9 euro, sinceramente. Ho voluto prenderlo, mentre il pezzo sotto sono dei pantaloni, ovviamente un pigiama molto sexy, come potete vedere, proprio di quelli che se ti vede il moroso ti salta addosso, sicuramente. Comunque, ho preso questo pigiama. Poi, sempre restando nell'ambito molto sexy, ho preso queste tipo pantofole che ho addosso in questo momento, infatti me le sto togliendo, per 7 euro, 8 euro, 6 euro, una cosa del genere, meno di 10 euro sicuramente. Queste qua, guardate che carine. Sono grigie e bianche, un po' con brillantini, insomma, brillantinate con questi pompon davanti e sono caldissime, sono, vedete dentro hanno proprio il pelo. Sono morbidissime, comodissime, proprio calde. Abbinate a quel pigiama, sono proprio una figa da paura. Comunque, andiamo avanti, ho preso questo, sempre rimanendo in tema di cose coccolose e morbide, questo cardigan, ora io non so come farvelo vedere, comunque, sì, si vedrà una mazza, vabbè, sempre di questo grigio bianco, di quelli proprio tutti belli pelosini, morbidissimi, coccolosi, da mettere un po' con tutto, comunque è un cardigan che rimane aperto, non ha bottoni, ha le tasche. Qui e,
è anche abbastanza lunghetto, non di quelli troppo lunghi, però neanche troppo corto. E questo qui, ragazze, non mi ricordo il prezzo, sinceramente, perché l'ho già messo e ho tolto il cartellino. Comunque sappiamo che da Primark costa tutto, veramente poco. Poi ho preso, e questo qui mi sembra che l'hai preso anche tu, vero Lucy? Adesso mi sta venendo un dubbio. E te, Simo? Boh. Comunque, questo vestito mi piace un sacco, pagato 9 euro. Sono quei vestiti che vanno adesso lunghi, vedete? Comunque molto lungo, con le maniche lunghe sempre, a tre quarti, dai, non lunghissime. Questa qui è una S. Scusate il telefono. Ok, allora, ecco, pure scarico. Ho preso questo vestito e per 9 euro, sinceramente, non potevo lasciarlo lì. Poi i colori mi piacciono tantissimo perché c'è dentro il bianco, il nero, il rosso, veramente bello, bello, bello. E dietro ha anche uno spacco, vedete? Insomma, in fondo. Comunque, spero che si veda bene. E niente, questo qui appunto ho preso una S, che è una 38. Poi ho preso un paio di pantaloni, adesso se non la smette sul telefono lo lancio fuori dalla finestra, dei jeans, così, sono di questo grigio scuro, ho preso la taglia 40 e mi va bene, non ho provato niente ragazze perché figuratevi c'era già un macello dentro e c'era pure la fila fuori dai camerini, quindi non ho provato nulla, mi sembra 9 euro questi, sono molto semplici e niente, vengono stretti in fondo, ecco, semplicemente dei jeans classicissimi. Poi anche qua il prezzo, insomma, per 9 euro, dietro hanno le tasche e basta. Poi, allora, appunto la camicia che non vi ho fatto vedere, spero di aver messo dentro tutto, di aver raggruppato tutto quello che ho preso, ma mi sembra di sì. E i completini intimi, la camicia mi sembra 9 euro. 8-9 euro, non vorrei dire una cavolata, ma non credo di più, ecco. Poi, come accessori, allora, ho preso questa cosa bellissima, che è una pochettina, guardate che bella, oddio mi cade, con su il gattino, con le orecchie, però di questo rosa cipria, bella, 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 e questa qui al cartellino pagata 4 euro. Non mi serviva, però l'ho vista e poi una pochette serve sempre per noi che abbiamo trucchi e cosmetici dappertutto. Quindi questa qua. Poi cosa ho preso? Sempre in tema gatti, un quadernino così, che è molto carino, perché sto finendo quello che uso, insomma, per fare i video dove mi segno i video, eccetera, e quindi ho voluto prendere un quaderno. Questo qui è rosa, appunto, con questi disegni dorati, 3,50 euro, e dentro è semplicemente, è abbastanza rigido come quaderno, è proprio, insomma, semplice così. Poi, un profumo che ho pagato 4,50 euro, che si chiama PS Love, questo qui. E mi è piaciuto subito, c'era il tester, l'ho annusato, è piaciuto anche alle ragazze e quindi l'ho voluto prendere, insomma, per quel prezzo. Questa qui è la confezione interna e è un profumo da quanto sei? 50 ml. Poi, oh mamma mia, ho preso uno scrub per il corpo. Qua ovviamente ragazze non guardiamo l'inci perché fa schifo, 2,50 € al cocco, quindi l'ho preso solo per quello, poi sapete che io per i prodotti a risciacquo, ecco, non è che faccio caso all'inci, sono 150 ml, 2,50 € e questo qui si sente la profumazione di cocco proprio dal barattolo chiuso, vedete che è sigillato, ma comunque si sente. Poi ho fatto scorta di dischetti, allora dischettini piccoli levatrucco. Per 75 centesimi sono 120 dischetti e Simone ha parlato molto bene, quindi ho voluto prenderli poi per questo prezzo. Non si trovano da nessuna parte, credo, ad un prezzo così basso. Quindi uno e due tuboni. Poi ho preso, ultime cose, una mini candelina pink rose, questa qua, per 60 centesimi, figuratevi.
anche se non profuma, almeno fa atmosfera e poi dai, insomma, si poteva fare per quel prezzo. Poi ho preso una spugnetta per 1 euro di queste qui da fondotinta. Eccola qua, e questa l'ha presa anche Lucy, mi sembra. Ragazzi, è passato 1 mese e non mi ricordo sinceramente, ma vabbè, insomma. E poi, questo sono sicura che l'ha preso anche Lucy, e ce l'ha anche Simo, è il, come si chiama? Vabbè, insomma, questo qua per il telefono, tipo, no, non mi viene in mente, come cavolo si chiama? Adesso provo a cercare l'italiano. Sì. Supporto flessibile per telefono, simpatico e funzionale, appunto si aggancia alle superfici, vedete? Tipo al tavolo dove volete e lo trovo comodo per i video, insomma, per noi che facciamo video perché, o per chiunque voglia comprarlo. E 5 euro e niente, è una cosa carina, comoda, devo ancora usarlo, quindi vi saprò dire, insomma, se è così funzionale. E quindi questo qui. E basta. Ho finito, ah sì, ho comprato anche la borsa di Primark, questa qua perché insomma avevo preso veramente tante cose e quindi per 1,50 euro ho preso anche la borsa che poi vabbè quella è comodissima, si riutilizza un po' per fare la spesa, un po' per tutto. E niente, questi qua sono stati i miei acquisti che ho fatto nel centro commerciale di Arese. Ovviamente, come vi ho detto, vi lascio i video delle altre ragazze di Simo e di Lucy qui da qualche parte e comunque nell'info box. Io ragazze vi risaluto e niente, noi vabbè ci sentiamo tra di noi, insomma, tra poco. E basta ragazze, noi niente, ci vediamo in un prossimo video. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e un bacione. Ciao.